io mi sono diciamo premurato di fare una slide per avvisare gli occupini che quest'anno si poteva fare la festa dei ceri, che per 2 anni purtroppo non si era potuta fare. Ho ritenuto, perché la comunicazione di Facebook è molto visiva, e ho ritenuto di prendere una fotografia dei ceri. Non mi sembra che sia diciamo nessun vilipendio ad alcuna circostanza che vede la festa dei ceri essere una festa di tutti. Ovviamente è una festa di tutti, essendo una festa di tutti non è di nessuno e nessuno se ne deve appropriare, tantomeno per strumentalizzare. Io non l'ho fatto e non intendevo farlo, intendevo e intendo semplicemente comunicare agli occupini quanto è accaduto. Lui è il senatore Franco Zaffini di Fratelli d'Italia. L'argomento è il post pubblicato sul suo profilo Facebook che annunciava l'approvazione in Senato dell'emendamento al decreto legge sulla proroga dello stato di emergenza, che aveva sollevato l'animo dei ceraioli per la presenza del simbolo di partito su un'immagine dei ceri, non meno che la nota ufficiale di disapprovazione del sindaco Stirati. Quell'emendamento però, spiega Zaffini, presentato e votato dal centrodestra, apre di fatto la strada alla possibilità di svolgere la festa dei ceri, anche se dovesse persistere a maggio lo stato di emergenza, laddove Gubbio risulti zona bianca. Il merito dell'approvazione dell'emendamento è solo del centrodestra e oltre che di un certo numero di senatori di vari raggruppamenti. I senatori del PD, di 5 Stelle, di Italia Viva hanno tutti votato contro. La polemica, secondo Zaffini, non può né deve esserci dunque. Il lavoro dei parlamentari di centrodestra, spiega, ad oggi consente lo svolgimento della festa dei ceri. Non la stessa cosa, afferma, si può dire dei colleghi umbri del centrosinistra, e su questo punto affonda facendo riferimento all'incontro di sabato 12 febbraio tra il sindaco Stirati e i parlamentari umbri. Quello che dà fastidio è che il sindaco Stirati, come capo di una comunità a cui fa anche riferimento e a cui è anche fatta la responsabilità di condurre nel migliore dei modi questa comunità, piuttosto che ringraziare i parlamentari che avevano votato questo emendamento e reso possibile la festa dei ceri, e invece in qualche misura censurare l'atteggiamento di altri senatori, nella fattispecie quelli umbri magari del PD o di 5 Stelle, no? Che hanno ritenuto di votare contro, quindi negando la possibilità di fare la festa dei ceri, e quindi chiarendo ai propri cittadini e occupini come stavano le cose, beh, si è premurato di censurare il sottoscritto perché aveva osato usare una fotografia dei ceri che scendevano. Cioè, è una roba veramente, io direi, quasi ridicola, se non paradossale.